Ciao, bentornati sul mio canale Mano Libera, Atelier di Barbara. Oggi ritorniamo con l'uso della taglia e cuci, ma voglio spiegarvi come effettuare le regolazioni per avere una cucitura perfetta. Se il video ti è piaciuto, alla fine lascia un mi piace, ricordati di iscriverti al canale e attiva la campanella per non perdere i prossimi video. Eccoci alla spiegazione della regolazione della vostra taglia e cuci. Come si capisce se la vostra taglia e cuci è regolata bene? Guardiamo, esaminiamo la cucitura di prova che abbiamo fatto dopo aver infilato la macchina e mantenuto una tensione bloccata su quella di base. Guardate cosa indica il vostro manuale di istruzione. In generale, le macchine hanno la tensione neutra, chiamiamola neutra, nel mio caso è tra il 4 e il 5. Adesso andiamo, come dicevo, a guardare come ha cucito con la prova di cucitura, come ha cucito con l'impostazione di base. Ricordiamo che il crochet superiore è il blu ed è quello che mi dà la parte davanti della cucitura, vuol dire il bello della cucitura è questo dove io vedo il blu. Vedete, questo è il mio blu. Infatti io dietro non vedo blu e questo è il retro. Dunque, il blu. Il blu fa questa gobba. Se il blu termina proprio in testata, è regolato bene. A volte può capitare che il blu lo trovo anche dietro, dunque vuol dire che questa tensione andrà regolata. Nel mio caso il blu è regolato bene, si ferma proprio in testata. Ora vado a vedere il rosso, che praticamente è la stessa cosa, ma dalla parte posteriore. Il rosso è tutto qua. Vado a vedere, non compare o compare poco sulla parte anteriore, dunque è regolata bene. Dovrebbe proprio stare in testata. Adesso qua il materiale è anche un po' morbido e dunque si muove, però vedete, non è molto spostato. A volte può proprio capitare di vedere il rosso arrivare fino qua, rispettivamente il blu molto in basso, dunque va lavorato le tensioni di questi due fili. Poi andiamo a controllare la cucitura. La cucitura di destra è a destra ovviamente ed è la prima cucitura, questa che vedete in beige, la prima, è una prima cucitura dritta, anche qui ben fatta, regolata bene, infatti anche dietro la vedo ma non la vedo troppo ed è giusta, è come in una macchina tradizionale. Poi vado a controllare la cucitura del lago di sinistra, il mio bianco. Questa, e anche qui vedete, è nella posizione giusta, non tira, non è troppo molle. Infatti, se tiro va bene, guardo anche dietro, è perfetta. Questa, guardate bene, tenetevela di ricordo. È una cucitura ben fatta. Tutti i fili sono regolati con la tensione giusta. Ora, se vi succede che molto spesso succede di regolare, spesso sono i due fili dei crochet. Gli aghi difficilmente bisogna regolarli, però magari a volte succede che il punto è un po' molle, allora va regolato anche la tensione degli aghi. Però in generale dove si opera di più è la tensione dei fili dei crochet. Per aiutarvi a regolare le tensioni, vi rimando ancora una volta al vostro manuale perché chiaramente, a dipendenza di dove si trova il filo, bisognerà alzare o abbassare la tensione del rispettivo filo. Se il blu cade dietro, vuol dire che è molle, dunque andiamo a stringere la tensione alzando la numerazione, andrò a regolarlo verso il 5. Però allo stesso modo, se io alzo,
posso anche invece diminuire l'altra di tensione perché lavorano assieme questi due. Non toccandone uno posso lavorare con l'altra. Uno aumenta e uno diminuisce. Rispettivamente uno aumenta, se aumento la tensione del blu posso diminuire il rosso oppure aumentare la tensione del rosso e diminuire il blu. Fate delle prove, ma quello che vi consiglio assolutamente spostate poco, poco alla volta. Non andate sul 9 o sull'1 perché poi sregolate tutta la macchina. Partite sempre da una tensione di base e in base a quello regolate veramente millimetricamente le leve. Bene, mi auguro che questo video vi sia servito per regolare al meglio la vostra taglia e cuci. Se vi è piaciuto lasciate like, condividete con i vostri amici e chiaramente iscrivetevi al canale. Ciao!